Oggi ti riporto nello studio di Manuel Salonia, dove parleremo di come fare monitoring dal vivo senza spendere una follia e anche di pronto soccorso per batteristi. Vai! Quando uno si trova bene in un posto ci torna sempre, ecco perché sono qui nello studio di Manuel, che conoscete ormai Ovviamente, benissimo, ovviamente. perché Manuel è la persona che mi risolve i problemi di ordine pratico e li risolverà anche a voi. Che cosa ci fai vedere, Manuel? Oggi vi mostriamo la nuova, nuovissima valigetta in-ear. Arrivata ieri? Arrivata stamattina. Stamattina? Stamattina, cablata nel giro di un'oretta ed è la valigetta che userò per i prossimi live, per gestire gli ascolti e tutto quello che concerne, insomma, il monitoring. Andiamola a vedere subito. Subito. La valigetta è molto semplice. Lato sinistro, una comoda ciabatta per dare corrente. Qui l'alimentatore del mixer. Qui il mixer. E qui una sezione, un comparto cavi. Una prolunghetta cuffia. Una lampada che ci permette di visionare il mixer in condizione di scarsa luce. Questa si connette chiaramente con un... Questa si connette con un classico trasformatore da cellulare, quello che abbiamo un po' tutti a casa. La mettiamo qui e ci permette di vedere bene quello che stiamo manovrando. E poi all'interno c'è un altro cavo, che è il classico cavo RCA jack, che mi permette di mandare le uscite a un mixer secondario. Andiamo a vedere un attimo quello che tu hai scritto qui sul mixer. Sì. Che può essere sempre utile se uno vuole copiare un pochino il tuo setup. Ce lo spieghi magari? Sì, ok. Allora, questa linea è una linea di separazione di, diciamo, di live, perché tutta la parte sopra è legata agli spettacoli in piazza. Cioè, spettacoli in piazza, diciamo, quando tu vieni amplificato, la batteria viene amplificata tutta quanta. Esattamente, no? Tutta quanta. Quindi in questo canale è tutta la batteria separata, in quest'altro canale è tutto il resto dei musicisti con cui suono. Quest'altro canale è legato semplicemente al click delle sequenze. Ok. Quest'altro canale è legato alle sequenze senza click. E questo, se ci sono brani in cui non ci sono sequenze, entro il mio iPad con il click che mi sono preventivamente sistemato. Okay. Poi in-ear è il volume, della cuffia, esatto. Questi sopra sono i relativi canali collegati per essere più veloce quando attacchi i cavi e per non andare, insomma, per non commettere errori. Andare a sbagliarti. Esatto. Okay. Mentre la parte sotto è relativa alla microfonazione che faccio per gli spettacoli che non sono in piazza. Per cui in un canale entro con il microfono della cassa, uno per il microfono panoramico e, se dovesse servire, ho quest'altro canale vuoto dove entro con l'altro panoramico per una microfonazione stereo. E in questo canale qui invece c'è il monitoring, quindi mi prendo magari una linea, un aux dal mixer principale dal quale stiamo lavorando per avere un altro ascolto. E questo rimane comunque il mio iPad per il metronomo. Quindi non è difficile per nulla praticamente? Per niente, è semplicissimo, bisogna avere le conoscenze minime, cioè sapere come si utilizza un mixer e basta, e sapersi fare un buon mix, tutto qui. E il costo di questa operazione? 160 euro. Tutto compreso, c'è mixer, valigetta. Sì, mixer, valigetta, cavi. E forse in quella somma non ho considerato le KZ. Aspetta, quindi con le KZ siamo a 200 euro. Ok, le cuffie, gli in-ear KZ. Sì, che sono qui. Eccole qua. Ma ovviamente le figate non finiscono qua, perché Manuel ha anche un kit di pronto intervento per batteristi, lo possiamo chiamare così? Sì, esattamente. Allora andiamolo a vedere questo kit, dai. Cominciamo dalle dimensioni. Fondamentale, debba entrare sotto il sedile del passeggero. E certo, perché sennò altrimenti non è un kit di pronto intervento. Quindi è una valigetta comprata a pochissimi euro su Thomann, niente di che. All'interno di questa valigetta troviamo un cavo RCA jack, che può fare sempre comodo se si sfascia quello dell'iPad e quindi non c'hai come avere il click. Una molla di ricambio per il pedale Thomann. Perché la molla di ricambio è importante? Questa è vita vissuta, no? Esattamente, si è spezzata la molla dopo i primi due pezzi durante un live ed ero senza molla di ricambio, quindi ho dovuto fare una riparazione al volo. Da quel momento in poi ne ho comprate due. Ma fammi capire, perché questa è una cosa interessante, cioè tu stavi suonando e poi cos'è successo improvvisamente? È successo improvvisamente che ho avuto la sensazione di una pelle sfondata, perché il pedale era... La pelle della cassa? La pelle della cassa sfondata, il pedale non tornava più indietro. Quindi stavo andando a prendere il falam che mi permette di tappare il buco, quando mi sono reso conto che c'era questa molla per terra. E quindi ho subito appurato che il problema non era la pelle, era la molla. Era la molla. Ed era un guaio, perché non c'avevo l'altra molla. Quindi grazie ai miei colleghi che avevano dietro una pinza ho fatto questa riparazione, cioè ho forzato la molla,
creando di nuovo un po' il suo alloggiamento, e per fortuna fino a fine serata siamo arrivati. Però l'indomani ho ordinato due molle e le viti di ricambio, insomma, per il pedale Tama, che è uno dei pedali che mi porto in giro. Quindi ricambi per i pedali, altra molla. Poi ci abbiamo un trasformatore da industriale a normale, che capita nei locali spesso che hanno questi attacchi qui, e quindi ne porto sempre dietro uno. Poi abbiamo dei gommini per gli in-ear, molto fighi, colorati, e soprattutto sono il modello in silicone che tu schiacci e dopodiché, anzi questo forse è perché è usato, ecco, questo è nuovo. E poi lui si allarga. E poi lui si allarga dentro l'orecchio, per cui hai un isolamento eccezionale. Poi abbiamo dei feltrini per i piatti e le protezioni della filettatura dell'asta, che fanno sempre comodo. Un battente, un clutch, si chiama così, un clutch per il Charleston. Delle viti, un falan per la protezione della cassa. Poi abbiamo questo qui, questo pezzettino di plastica e nylon per la cordiera, non si può mai sapere. Poi abbiamo dei raccoglicavi, un altro ricambio delle Jojo Meyer, del pedale Jojo Meyer, esatto, delle rondelline da asta nel momento in cui c'è da sistemare un attimo i microfoni che magari non stanno fermi al centro e quindi gli facciamo un po' di spessore, un vecchio cavo Apple e una chiavetta. Quindi diciamo, questo kit di sopravvivenza non solo è utile, ma è anche provato che serve, perché tu l'hai usato. Lo garantisco al 100%. E in più, nella borsa dei piatti, porto un intero kit di pelli, battenti, e la pelle risonante del rullante, e poi tutto quello che serve a poter cambiare anche la cordiera, quindi eventuali fili e la cordiera appunto dietro. Manuel è sempre un grande, sempre smart. Spero che questo video possa aver risolto alcuni dei tuoi problemi e non mi resta che ricordarti di commentare per fare sapere sia a me che a Manuel se i nostri consigli ti sono stati utili o se hai qualcosa da suggerirci. Facci sapere anche se vuoi fatto qualche contenuto specifico per il suono dal vivo o la registrazione in studio o qualsiasi altra cosa. Ti ricordo che se i miei video ti piacciono, cliccando qui ai lati potrai vederne altri due. Se invece clicchi qui al centro puoi iscriverti al mio canale. Seguimi su Instagram, Facebook e TikTok. Non dimenticare di leggere i miei articoli sul blog diventarebatterista.it. Trovi link come sempre giù in descrizione. Se lo fai sei un grande, io ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!